Bentrovati a chi ci stava seguendo e buongiorno al maestro Tezugen Serra, spero di averlo detto in modo corretto. Buongiorno, grazie di aver accolto il nostro Buongiorno. invito. Buongiorno a voi tutti. Senta, allora, abbiamo letto questa notizia nei principali quotidiani locali. Il 14 ottobre, quindi sabato, ci sarà l'inaugurazione di questo tempio Soto Zen, ora Zen che è l'unico nel nord-est. Ci racconta intanto che cos'è un tempio Zen per chi magari usa anche questa parola a volte impropriamente, perché Zen si usa tantissimo, almeno io lo sento dire molto, però in realtà poi non si conosce forse nel modo corretto il significato. Ma dunque, è un tempio zen. Il tempio zen è un luogo dove ci si trova a praticare la base, naturalmente, la meditazione. Sì. E poi ci sono altre pratiche che nei templi, diciamo, soprattutto cittadini si fanno, e sono come da noi, per esempio noi abbiamo una scuola di Shiatsu, abbiamo diverse attività che riguardano la pratica dello Zen, come le cerimonie del tè, la calligrafia, tutte attività che le persone che vivono nelle città, e anche no, naturalmente, possono partecipare, possono frequentare, pur rimanendo ferma che la meditazione è il fulcro principale. Di questo luogo. Senta, e c'è la diffusione di questo desiderio di meditazione, di prendersi appunto dei momenti di libertà spirituale anche in qualche modo. Che cosa l'ha spinta a scegliere, per esempio, una città come Padova? Ma è difficile, nel buddismo si dice la ruota del Dharma, cioè vuol dire che le cose coincidono quando devono coincidere. Ci sono diversi praticanti in Padova e anche in Veneto, in tutto nel nord-est, però mancava un importante centro di aggregazione e tutti noi abbiamo bisogno di trovare un po' più noi stessi, ormai travolti da questo incedere continuo, veloce della vita. Quindi certo uno lo può trovare anche a casa propria, si mette tranquillo, ma essere partecipi insieme agli altri socialmente è molto importante, penso. E senta, come si svolgerà questa giornata di inaugurazione? Che cosa avete previsto? Prima mi parlava appunto della cerimonia del tè, ma diciamo, vogliamo Sì, raccontare un po' che cosa, soprattutto certo. a chi non conosce questo tipo di realtà, che cosa può Sì, trovare in questo luogo? allora la giornata è una giornata con diverse proposte, tutte le proposte sono delle pratiche rivolte all'attenzione estrema del proprio vivere, del proprio essere. Quindi si inizia con dei movimenti che sono il Tai Chi, che è questa antica pratica energetica di movimento cinese, dove si mette molta attenzione sul proprio corpo. Poi si prosegue con lo Shiatsu, che noi abbiamo una scuola di formazione anche Shiatsu, quindi abbiamo degli operatori che faranno conoscere questa pratica, che non è proprio un massaggio, diciamo, un trattamento di riequilibrio energetico. Poi ci sarà la cerimonia del tè, e anche lì non perché il tè vada sempre preso in maniera cerimoniosa, No, ma certo. ci mancherebbe. Però insomma neanche troppo di corsa in un bar, nel Sì. senso che porre l'attenzione a quello che facciamo, al gesto, al silenzio, no? Al gusto Al tempo. soprattutto del tè e il tempo che si dilata. Quando uno pone l'attenzione a qualcosa, il proprio tempo raddoppia improvvisamente. E se invece si va di corsa non è mai sufficiente. Certo. Poi il pomeriggio naturalmente ci sarà la calligrafia, che è un'altra pratica orientale di calma, di tranquillità, di espressione del proprio essere, e ci sarà il professor Pasqualotto che parlerà dello Zen, introdurrà lo Zen in Occidente e in Italia, il perché. Insomma, lo Zen, soprattutto oggi, è abbastanza riscontro come pratica. Poi abbiamo invitato questo maestro
di Tokyo, maestro Zen del mio monastero di Tokyo, e farà la cerimonia simbolica dell'apertura del terzo occhio della statua del Buddha che viene insediata in questo tempio. Ho capito. Questo più o meno, la giornata è aperta a tutti. È aperta a tutti, ovviamente. Ecco, volevo capire questo, è aperta a tutti? Sì, non è che il buddismo non è una religione comune, quindi non ha fedeli che possono entrare o non possono entrare, chiunque può entrare a praticare. Certo, quindi è una sorta di open day, come l'avete definito anche nella nota che ho ricevuto, di conoscenza appunto dello Zen. Ma io ho letto anche una cosa che mi ha incuriosito, e cioè che questa pratica sta diventando un po' un nuovo modo di vivere anche diciamo l'attività manageriale. Una volta i manager per cercare naturalmente di essere incentivati a produrre meglio e a produrre di più, venivano, non so, portati magari un weekend ad arrampicare sugli alberi piuttosto che a fare delle attività nelle foreste. Sì, esatto, ho partecipato anch'io a una cosa di questo genere invitata da una multinazionale che aveva un po' quest'idea di forzare la mano per cercare di tirare fuori, ecco, la grinta in qualche modo, e quindi certo. Ecco, e invece ho letto che avete anche molti soggetti in questo senso che cercano di dare una nuova idea di come si può affrontare anche il lavoro quotidianamente, e quindi mi incuriosiva questa cosa perché volevo capire se effettivamente è così, insomma. Ma sì, ci sono stati dei tempi in cui si pensava che perdersi nelle foreste e sviluppasse maggiormente la capacità di orientamento e le possibilità manageriali, il che può sicuramente anche essere. Adesso la tendenza è che però ci si accorge che quello non è sufficiente, perché occorre trovare molto più in profondità. Molto più in profondità le proprie capacità, no? Quindi adesso senza entrare in un discorso di neuroscienze, ma lo stimolo della ricerca della via perduta in una foresta lavora su determinate parti, no? Della nostra mente, del nostro cervello e anche della nostra coscienza, ma non va così in profondità, no? È come quando siamo nell'emergenza, noi scappiamo, ma poi in altri momenti magari siamo lo stesso dei bravi. Certo. Quindi quello è utile, ma relativamente. Ci si è accorti che invece andare più in profondità, come aveva fatto Steve Jobs, come tanti altri che hanno praticato la meditazione Zen o altre meditazioni, è duraturo, cioè cambia effettivamente, no? Trova nella profondità un cambiamento. E quindi ci sono sì diversi manager. Noi abbiamo fatto, io ho scritto un libro anche che si chiama Management by Zen Koan, ed è tutto un lavoro in azienda su come si può inserire la pratica dello Zen in azienda, e abbiamo fatto, adesso non cito per pubblicità, ma diversi seminari con importanti aziende proprio legate alla pratica della meditazione Zen. Meditazione Zen crea spazio nella mente, quindi lascia spazio per una certa libertà. Certo. Noi cerchiamo di avere nuove idee, ma poi gli italiani insomma, sono pieni di nuove idee, sono dei creativi nati, ma la cosa difficile è lasciare le vecchie idee. Certo. No? Quindi fare spazio. Noi continuiamo a rielaborare, a fare il restyling, in quello siamo bravissimi in tutto, no? Nelle aziende, nella politica, facciamo sempre il restyling. Invece se creiamo spazio, creiamo il nuovo, certo. Penso che molti si avvicinano alla pratica dello Zen. Ho capito. E quindi in che cosa consistono questi momenti? Sempre in momenti di meditazione, di tempo appunto nel silenzio? Ci racconta un po' il dettaglio? Sì, una parte, allora diciamo che una parte
è la meditazione silente, quindi sì, la tranquillità, lasciare che la mente decanti, no? Come quando uno beve una spremuta di aranciata, se la lascia depositare piano piano poi diventa trasparente. D'altra parte si fa uso dei koan, che sono queste frasi, queste storie zen paradossali, sì, che servono a rompere i propri schemi, i propri preconcetti, no? Appunto, come dicevo prima, lasciare andare le vecchie idee. E attraverso lo studio di questi koan, che poi non è uno studio ma è un lavoro della mente, no? Ci si apre ad una nuova prospettiva. Quando poi ci sono i ritiri intensivi di 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni, sì, quindi ci sono anche c'è quelli, anche molto, sì, ci sono anche quelli, c'è anche molto lavoro, proprio nello Zen il lavoro, che si chiama Samu, è una pratica meditativa. Noi abbiamo un centro di ritiro che è sulle colline a 800 metri, abbiamo orti, abbiamo boschi, e il lavoro è proprio tagliare, come si dice nello Zen, tagliare la legna e portare l'acqua dal pozzo, perché con la consapevolezza usare il proprio corpo, no? Nella quotidianità è molto importante. Certo. Quindi ci sono diversi modi, ma insomma il punto centrale è sempre l'attenzione, la consapevolezza, la mindfulness. Questo assolutamente. Bene, allora un grande in bocca al lupo per questa bella inaugurazione e questa suggestiva. Bene, io spero di vedere tutti voi. Beh, insomma, sarebbe interessante. Infatti, se qualcuno volesse appunto trascorrere un periodo, un paio di giorni, come diceva lei prima, che cosa deve fare? Dove troviamo un po' di informazioni per... su di voi? Sui vari siti di Ora Zen. Ok, quindi cerchiamo il sito Ora Zen. Tutte le informazioni, ed è veramente aperto a tutti. Ci sono persone di differenti religioni che praticano lo Zen ora e che l'hanno praticato nel passato, insomma, non c'è una conversione al buddismo, no, certo, c'è certo una pratica della Zen. Certo, sì, ma volevo dare proprio, diciamo, delle informazioni basiche per chi magari è in ascolto ed è rimasto incuriosito chiaramente da questa pratica e da quello che proponete poi a Padova, perché poi insomma, dicevamo prima, è l'unico tempio Zen del Nord-Est, quindi magari insomma, se c'è qualcuno che ci ascolta da Belluno potrebbe essere interessato e magari potrebbe contattarvi per passare un paio di giorni e capire che cosa può fare per se stesso. Quindi insomma davo appunto un po' di coordinate, perché questo è anche il nostro ruolo. Allora ricordo appunto, ricordo che l'inaugurazione ufficiale è il 14 ottobre, quindi tra un paio di giorni, sabato. Il tempio si trova a Padova in via Beata Eustochio, giusto? È corretto? Sì, Beata Eustochio, che è bellissima perché è la santa delle tribolazioni spirituali, quindi sembra una via. Senta, ma ci racconta anche a livello estetico un po' come si presenta questo tempio? Io non sono mai stata in nessun luogo di questo tipo, quindi ho solo visto delle fotografie, ma chiaramente di posti all'estero. Certo. Ecco, come avete individuato il luogo a Padova? Ma il luogo, abbiamo cercato un posto che fosse indipendente, infatti questo su due piani si entra dalla strada ed è indipendente, sono circa 400 metri quadri, insomma è piccolino, non è un grande monastero come quello che abbiamo su montagna, però ha la sua indipendenza, al piano terra naturalmente c'è uno spazio di accoglienza, si chiama Genkan, cioè proprio la porta dell'illuminazione, perché l'accoglienza è la base, come si accoglie nella vita, no? Come si entra, il primo piede, di solito è quello sinistro che si mette, che è quello del cuore, si dice nella Zen, dentro la pratica, e poi sono delle sale al piano di sotto dove si praticano le varie attività. Correlate allo Zen. Poi salendo di sopra abbiamo una cucina, una grande cucina, perché il cibo è molto importante nella Zen,
non solo cosa, ma soprattutto come si mangia, e quindi esattamente. E quindi si mangia anche tutti assieme, come in un piccolo monastero, o con le persone che vuole leggere e unirsi, e poi c'è la grande sala di meditazione, è un posto relativamente vecchio, insomma abbiamo queste travi nel tetto bellissime del 1800, quindi anche... Beh, insomma è un posto molto deve essere molto suggestivo, sì, da vedere. Sì, una giusta rilettura dell'antico... No, italiano con un po' lo stile giapponese, razionale, zen. Ed è un luogo, ribadisco, per chi appunto ci sta ascoltando, che si può frequentare quotidianamente. Quotidianamente, tutti benissimo. I giorni si può anche fermare durante i ritiri o durante i seminari, per chi viene da fuori anche a pernottare. In maniera monacale, insomma. Sì, certo. Non abbiamo camere con doccia o jacuzzi o altro. No, certo, il lusso è bandito. Sì, va bene. Sì. Certo. L'essenziale è quello che ti fa trovare la ragione d'essere. Certo. Questo si può aggiungere, ma non è necessario. Certo. Benissimo. Allora, ripeto appunto, in bocca al lupo per questo bellissimo e nuovo viaggio che si può trovare a Padova. L'inaugurazione inizia intorno alle 10, poi come abbiamo detto ci sono tanti momenti tutto il giorno in cui le persone potranno rendersi conto di che cosa, quelle che non conoscono chiaramente questo tipo di pratica, questo tipo di disciplina, chiamiamola così, potranno approfondire meglio questa nuova esperienza. Quindi la ringrazio moltissimo maestro Serra, e spero di avere appunto l'occasione di passare da Padova e di dare una piccola occhiata a questo tempio. Benissimo. Grazie. Saremo lì ad accogliervi. Grazie, arrivederci. Buona giornata. A voi.